Il parco archeologico di Paestum e Velia fa registrare numeri di ingressi entusiasmanti nel lungo weekend di Pasqua. Sono stati 6.667 i visitatori provenienti da tutta Italia e dall'estero nei due siti magno-greci, giorno preferito quello di Pasquetta. Grande soddisfazione per il direttore Tiziana D'Angelo, ospite della trasmissione di 8 Channel Punto di Vista, condotta dal direttore Pierluigi Melillo. A Paestum e a Velia è andata benissimo, siamo veramente molto contenti. I numeri sono non solo incoraggianti, sono veramente dei numeri importanti perché testimoniano che abbiamo effettivamente raggiunto e anche superato i numeri, quindi il numero di ingressi che erano stati registrati nel weekend pasquale dell'anno prima dell'inizio della pandemia. Quindi questo è un segno importante comunque per tutto il parco, ma anche per la comunità. Uno degli obiettivi è rendere le aree archeologiche di Paestum e Velia sempre più attrattive per i turisti stranieri. Sia Paestum sia Velia sono infatti dei siti UNESCO e sono ovviamente soprattutto a Paestum i turisti stranieri non sono mai mancati, ma io punterò molto comunque proprio sull'ampliamento anche del network diciamo internazionale del parco, anche proprio sfruttando insomma la mia esperienza diciamo quasi ventennale all'estero, proprio perché credo che sia Paestum sia Velia possano proprio diventare delle icone del mondo magno-greco nel mondo.